La lezione di oggi è sulla narrazione cinematografica, un altro linguaggio attraverso il quale è possibile raccontare la realtà utilizzando chiaramente, oltre a testi da cui, scritti da cui la narrazione cinematografica necessariamente parte, anche immagini e suoni. Parliamo di narrazione cinematografica perché prima di avere un film è necessario avere una sceneggiatura, cioè un testo scritto chiamato testo cinematografico, all'interno del quale è raccontata una storia che poi servirà come base per poter mettere in scena attraverso le riprese la storia stessa. Cosa racconta il cinema? Racconta sicuramente la realtà così com'è davanti alla macchina da presa, ma raccontata attraverso modalità nuove e diverse, perché mediate proprio dalla macchina da presa, che hanno il fine ultimo di emozionare. Come si costruisce un film? Prima ancora di costruire e di comporre la sceneggiatura, è necessario che ci sia un'idea base dalla quale partire. E questa idea base in genere è un piccolo riassunto nel quale è definita l'idea del film stesso. Sarà poi l'autore cinematografico, detto sceneggiatore, a compilare, a trasformare questa stessa idea base in una sceneggiatura, quindi in un copione vero e proprio, all'interno del quale ci saranno le battute, ma non solo quello, adesso vedremo. Poi occorre una seconda fase, che è quella proprio della realizzazione delle riprese attraverso la macchina da presa e attraverso la rappresentazione degli attori. Poi c'è una fase detta di montaggio che serve per tagliare quelle scene che non sono utili alla realizzazione del film, insomma di tutte le ore di ripresa. È necessario selezionarne soltanto un certo numero, perché saranno quelle che andranno a definire il film stesso. E poi c'è la parte detta della post-produzione, che è tutto il lavoro di adeguamento attraverso effetti speciali o di arricchimento attraverso l'importantissima colonna sonora del film stesso. Prima ancora di realizzare questo film è necessario che tutte queste quattro fasi vengano pensate e ideate. Cos'è la sceneggiatura? Vi ho detto, è un primo racconto, anzi è il racconto definitivo che verrà utilizzato per mettere in scena davanti alla macchina da presa il film stesso. Prima di arrivare però alla sceneggiatura ci sono quattro importanti fasi del film stesso, e sono: il soggetto, che è appunto quella piccola riduzione in poche righe della storia stessa, che dà l'idea di ciò che si vuole raccontare. Se questo primo soggetto viene approvato, si passa alla seconda fase, che è quella del trattamento, cioè di una prima stesura di una ventina di pagine più dettagliata dell'idea stessa del film. E ancora non abbiamo i dialoghi ben definiti, ma abbiamo un abbozzo di dialoghi. Poi c'è la terza parte, che è quella della scaletta, cioè quando questo stesso trattamento viene suddiviso in scene che conterranno al loro interno le diverse battute e i dialoghi dei personaggi, e infine l'ultima parte, definita del decoupage tecnico, all'interno del quale ogni singola scena verrà numerata, e all'interno di quella scena verranno già individuati quali saranno i personaggi, le attività, le azioni che questi compiranno e i dialoghi che reciteranno. Andiamo alla prima possibilità, quella di adattare un'opera letteraria a film. Quindi si parte più che da un copione, da un testo scritto, che può essere un romanzo, può essere un'opera,
una narrazione, un racconto, una novella, e a partire da quello lo sceneggiatore scrive un testo scritto. Questo stesso testo scritto va a finire poi chiaramente nelle mani del regista, il quale adatterà questo testo scritto alla sua idea di come vuole rappresentarlo. Potrà distaccarsi in maniera significativa dal testo originario, e allora a quel punto si dirà che il suo film è tratto liberamente dall'opera, oppure potrà adeguarsi mantenersi fedele al testo originario, e quindi a quel punto si può dire che è tratto non liberamente, ma è tratto dall'opera stessa a cui si fa riferimento. Potrà sottrarre parti del testo, potrà aggiungere parti del testo, alcune potrà riassumere, cioè condensarlo, o addirittura espanderle se magari una narrazione, una parte della narrazione contenuta nel testo base, lui decide per finalità di emozionare oppure di rendere ancora più forte la rappresentazione, potrà decidere di espanderla liberamente. Come vengono le riprese? Le riprese chiaramente sono la parte più importante del film, perché a seconda di come queste stesse avvengono restituiranno una possibilità di emozionarsi differente. Le riprese avvengono attraverso una macchina da presa, oggi sempre più sofisticata chiaramente. Cosa fa la macchina da presa? Inquadra una parte, una porzione di ciò che ha davanti a sé, e quindi l'inquadratura è esattamente quella che si definisce la porzione di ripresa tra il ciak e lo stop. Il ciak è l'inizio, l'input per iniziare a recitare, lo stop è quando appunto si ferma la recitazione di quella scena stessa. Mettendo insieme le inquadrature si avrà la scena vera e propria, più scene insieme costituiranno una sequenza. Quindi cos'è il film? Il film è, alla fine di tutto, l'unione di tutte le sequenze che sono state costruite attraverso le riprese. Le riprese hanno si compongono di due elementi, il filmico e il profilmico. Partiamo dal profilmico. Immaginiamo di avere una macchina da presa. Tutto ciò che si trova davanti alla nostra macchina da presa si chiama appunto profilmico. Che cosa è? Tutta la scenografia, per esempio, la decisione se io devo rappresentare quella particolare scena all'interno di un salotto, la decisione di come questo salotto dovrà essere arredato e composto, tutto questo è davanti alla macchina da presa. Quali luci devono essere accese davanti alla macchina da presa? Anche questo chiaramente restituirà un'immagine diversa. E quali saranno i personaggi che rappresenteranno il tutto? Per poter decidere quali parti, quali porzioni di scena inquadrare, chiaramente il regista ha una certa libertà di azione per poterlo fare. Gli spazi all'interno dei quali realizzerà il film potranno essere all'aperto oppure al chiuso, potranno essere in luoghi reali oppure all'interno di uno studio cinematografico dove quell'ambiente verrà riprodotto, e potranno anche essere immaginari laddove vengono utilizzate delle tecniche di computer, quindi di alterazione della realtà attraverso tutta l'ingegneria cinematografica, e penso in questo senso i film di fantascienza che appunto vengono creati al computer. Le luci, il colore, sono tutti elementi che serviranno a definire in modo più chiaro e netto la immagine che avrò davanti. E quindi le scelte di chi si occupa di luce, di colore, di fotografia all'interno del film sarà importante.
importante. I film prima non erano a colori, lo sappiamo, erano in bianco e nero, è la tecnologia che ha poi introdotto il colore. Quello che veniva ripreso chiaramente era a colori, però l'immagine restituita dalla TV o dal cinema stesso non poteva che essere in bianco e nero per un problema tecnologico. Il colore ha chiaramente modificato di molto anche la recitazione stessa, perché ha esaltato magari tutto ciò che viene rappresentato davanti alla macchina cinematografica, quindi ha avuto un importantissimo aiuto al cinema stesso. Andiamo all'inquadratura. Questa è un po' più tecnica. L'inquadratura è la scelta che il regista fa di inquadrare un pezzo di volto piuttosto che tutta l'immagine della persona, piuttosto che tutto il panorama che sta dietro le spalle. Sono tutte scelte che il regista stesso fa, insomma, non è necessario andare nel dettaglio. Anche qui è bene comunque conoscerli, anche qui è importante. Parliamo per esempio di Campolungo lunghissimo, quando vedete in questa immagine qui, quando la macchina da presa riprende un panorama che copre fino agli spazi più lontani della nostra vista. Possiamo parlare invece di un campo medio, quando riusciamo a vedere abbastanza del panorama che c'è alle spalle, però abbiamo anche idea di cosa stia avvenendo più davanti alla scena stessa. Poi si parla di figura media, quando viene inquadrata interamente la figura, di piano americano, quando non si inquadrano le gambe, e la mezza figura, che sarebbe il mezzo busto e il primo piano. Capite bene che a seconda delle scelte che il regista fa nell'inquadrare la figura intera piuttosto che un primo piano, o addirittura a volte gli occhi di un personaggio oppure le sue mani, è evidente che cambierà di molto ciò che verrà veicolato proprio come emozione. Gli strumenti attraverso i quali si realizza il film sono le macchine cinematografiche, macchine da presa, che hanno la possibilità di fare lo zoom quando avvicinano o allontanano l'oggetto che hanno davanti. Il carrello è quello strumento che serve per poter non far fare movimenti alla macchina quando questo stesso la porta in movimento, per esempio seguendo un personaggio che sta camminando, e così via. Ci sono altri strumenti che oggi vengono utilizzati proprio come macchine da presa. L'inquadratura, ve l'ho detta, è importante perché attraverso l'inquadratura si identifica con più precisione l'emozione che si vuole suscitare. E poi c'è la fase del montaggio, che è proprio la selezione, come vi ho anticipato prima, del materiale da scartare, di quello invece da conservare. Non parliamo chiaramente delle papere, magari, che gli attori possono fare, ma parliamo proprio di quelle parti di film che non sono ritenute valide, oppure quelle scene che sono state ripetute più volte. Allora andrà selezionata quella che è più funzionale a tutto il film stesso. Queste parti le leggete, sono importanti e le potete comprendere facilmente perché utilizzano lo stesso linguaggio che abbiamo usato per comprendere, se vi ricordate, gli elementi della narrazione. Quello che cambia è il fatto che stiamo parlando di film e non di testo scritto. La colonna sonora, l'abbiamo pure detto, non è fatta soltanto dei rumori, ma è fatta delle musiche, oppure della musica iniziale o finale, ma di tutta la musica che accompagna ogni singola scena del film. Ed è importantissima. Quando voi, se ci fate mente locale, guardate un film, la musica di sottofondo c'è sempre. Degli effetti speciali vi ho anticipato qualcosa, qui vi dice qualcosa in maniera un po' più dettagliata, ma sicuramente l'utilizzo del computer ha cambiato completamente la realizzazione del film stesso. E allora, come facciamo per analizzare un film? Partiamo intanto dalla conoscenza degli elementi che vi ho detto sommariamente, dopodiché, a partire da quegli stessi elementi, uno guarda il film con quegli occhiali, cioè cerca di comprendere quali scelte musicali, narrative, di ripresa l'autore stesso, il regista stesso ha fatto, e quindi si arriva alla stesura, in base ad una scaletta che si possiede, di una recensione, cioè di una idea finale del film stesso. Se
questo film merita una recensione positiva. Chiaramente verranno spiegate anche tutte le motivazioni, le scelte musicali, la recitazione degli attori, eccetera. E quando invece la recensione non sarà positiva è perché evidentemente la mescolanza di tutti questi elementi non ha dato il risultato che ci si aspettava.